video in collaborazione con Elena C996, un bacione cara. Questo mese abbiamo scelto un colore, l'azzurro. Io sono un po' in ritardo con la preparazione del video, ma sono stata veramente full, mi dispiace tanto. Ho già fatto la base al volo con la BB Cream della Yves Rocher nella tonalità Medium. Vedete che coprenza che ha, coprenza media. Il mio solito correttore che ormai mi è finito, della correttore anti-age della Maybelline per le occhiaie, e ho opacizzato tutto con la Essence Matte, che è questa qua, che non so se fanno ancora. Ok, allora avvicino la telecamera un pochino, scusate le occhiaie, ma torno adesso dall'ufficio. Ok, al volo metto questo Pupa Vampir 301 su tutta la palpebra mobile. Io lo applico con il dito, lo metto su tutta la palpebra mobile al volo, che ha questa punta di azzurro grigio molto 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 carino, e secondo me andando incontro all'estate è molto carino come effetto. Se si è anche abbronzati, secondo me rende ancora di più. Poi adesso che si avvicina proprio l'estate, questi colori sono molto molto belli. Ok, lo applico così, vedete? Questo è il risultato, non so se vedete, l'ho portato un attimino fino in alto. All'interno dell'occhio voglio mettere la matita nera di Make Up For Ever e all'esterno sfumare con la Kiko Vibrant Pencil 600. Proviamoci, vediamo cosa ne esce. Allora, all'interno dell'occhio metto la Aqualine di Make Up For Ever. Ok, così, vedete? Ok, adesso metto l'altra matita. Adesso applico sotto l'attaccatura delle ciglia la matita nera della Kiko, la Vibrant Pencil. Così, in questo modo. Non la lasceremo così, ovviamente. Ok, e con lo sfumino vado a sfumarla tutta. Da questo occhio e da quest'altro. Matto, e poi ho messo con un pennellino della Royal Beauty, così, della palettina Naked, il Gunmetal, qua, all'esterno, e ho sfumato un pochino, ok? Giusto per dare leggermente profondità allo sguardo, ok? Poi, ce la posso fare. Con un eyeliner, in questo caso della Star Luxe, che è fatto così, vado a definire l'occhio in alto. E porto in esterna, così. Faccio l'altro occhio e ci vediamo dopo. E eccomi. Siccome mi sono accorta che sono andata troppo in avanti e con l'eyeliner chiudeva troppo l'occhio, ho tolto un po' di matita e l'ho fatto iniziare da qua, quindi è molto un occhio molto allungato, può piacere come non può piacere, quindi magari eventualmente, se non vi piace così allungato, lo chiudete un pochino qua alla punta, ok? Vedete voi, insomma, o tendete a tenerlo su o tendete a lasciarlo così. Poi applico tanto mascara. Allora, io inizio ad applicare il Kiko Ultra Tech Curve per incurvare un po' le ciglia, che le mie sono un po' schifose. Quindi inizio, ci passo 2-3 volte mascara Curve, così, veloce, senza star lì a lavorarci troppo. Così me le separa e me le incurva un pochino. Ok, così, e poi vado di mascara bello strong, che è l'Essence I Love Extreme di Essence, appunto, che ha questo mega scovolone che è molto grumoso, però almeno
avendo sotto il curve un pochino le ciglia, rimangono un po' definite. Lo so, non è un azzurro sparaflesciato, ma avevo già fatto un azzurro in uno dei miei precedenti trucchi in collaborazione con Mitty Makeup, e allora ho deciso di fare un azzurro ghiaccio tendente al grigio. Elena mi scuserà. Ok, così, vedete? Un pochino aiuta. Ok. Poi definiamo le sopracciglia. E poi sposto la telecamera e vi faccio vedere il finale. Ho definito le sopracciglia con il kit della Elf. Non sono stata lì a farvi vedere, tanto lo sapete come si fa. E riamplio. Allora, questo è il trucco. Occhi. E torno indietro sul mio bel faccione. Vedete com'è? C'è un po' d'effetto, secondo me. Con un pennellino della Zoeva applico il blush della Mua Fashionista New York, che è questo colore qua. Ormai il sole ci sta abbandonando, me ne dispiaccio, e è molto luminoso come fardo, vedete? E lo sfumate per benino, magari non ne applicate tanto quanto ne applico io, perché io adoro il fardo, e lo sfumate per benino. Poi così. Sembra, dalla telecamera sembra che l'abbia messi 3 quintali, invece vi assicuro di no. Ok, vedete? Ho sciolto i capelli, nel frattempo gli ho dato anche una pettinatina. Poi uso, visto che abbiamo un trucco occhi molto importante, un gloss, secondo me ci passa meglio. Ed è della Elf Gloss, questo non mi ricordo neanche più che tonalità è. Comunque il Mint Lip Gloss, con questo rosa molto sbarlo. E lo applichiamo sulle labbra. Vedete, molto carino. Sa di caramella, io ve l'ho già detto. Ok. Questa era la mia proposta trucco azzurro tendente a grigio. Vi ripeto che ho usato il Pupa Vamp nella tonalità 301, vedete? E che ovviamente sfumato in esterna un po' con l'ombrettino della Naked Gun Metal ha dato questo effetto qua. Questo qua. Così. Io spero che questo le labbra. Questa è la mia faccione. Questa è la mia proposta al volo trucco azzurro. Io ringrazio tantissimo Elena per questa nostra collaborazione mensile. Questo mese un po' più in là ce la possiamo fare. Io vi lascio sempre il link al suo canale nell'info box. Andate a seguire perché fa dei trucchi meravigliosi. Un bacione a tutte. Ciao!